Nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense. Tra le notizie di questa sera vi parleremo di proposte che arrivano da CNA per lo sviluppo di Ferrara. C'è stato un convegno ieri nel tardo pomeriggio, vedremo tutti i dettagli a riguardo e poi ancora faremo una panoramica della seconda giornata di Futurpera che continua in fiera anche domani e vi daremo dettagli sulla sanità per quello che riguarda la giornata mondiale di oggi, quella dedicata ai bambini prematuri. Ma cominciamo proprio dalla sanità perché c'è una notizia straordinaria legata a questa giornata, un intervento chirurgico eseguito per la prima volta in Italia e non risulta che nemmeno all'estero ci siano appunto esempi simili, casi simili alla Sant'Anna di Cona. Si tratta della rimozione di un tumore cerebrale eseguita sulla paziente che non solo era sveglia, ma che addirittura ha suonato il clarinetto per consentire ai medici di non preservare, di non preservare intatte le aree del cervello della sensibilità e della coordinazione. Il servizio. Operare per la rimozione di un tumore al cervello con il paziente sveglio, vigile e collaborativo è già un intervento di carattere eccezionale che solo pochissimi centri di eccellenza, Ferrara uno di questi, sono in grado di fare. Operare con il paziente, in questo caso una donna musicista che suona, è stato davvero un caso unico. Ad eseguire l'intervento senza precedenti, durato più di 4 ore, di cui circa un'ora e mezza con la paziente sveglia, intenta a suonare, è stata proprio l'equipe della neurochirurgia dell'ospedale di Cona, diretta dal professor Michele Alessandro Cavallo. Il problema era riuscire a togliere, a rimuovere il tumore senza dare alcun disturbo e quindi permettere a questa signora di continuare a fare il suo lavoro e di suonare. E per questo motivo abbiamo pensato di fare l'intervento da sveglio andando a stimolare le aree vicino al tumore per cercare non solo le zone che danno il movimento semplice in sé per sé, ma anche la coordinazione motoria, quindi la sensibilità, il saper riconoscere in che posizione uno ha le dita. E quindi siamo riusciti per la prima volta, devo dire, non solo da noi ma anche nel mondo, a mappare, come si suol dire, cioè a localizzare le zone sensitive della mano, in questo caso del braccio, mentre suonava, grazie proprio a questa sua abilità particolare. E quindi siamo riusciti a rimuovere il tumore, riuscendo proprio a fare la gincana in mezzo alle regioni sensitive e riuscendo quindi a rimuovere tutto e senza dare nessun danno alla paziente che attualmente ha ripreso a suonare tranquillamente. Interventi in wake surgery, ovvero con pazienti svegli, si eseguono a Ferrara da circa 13 anni e sono circa 150 quelli effettuati, grazie ad un grande lavoro di squadra composta dal chirurgo, dal neurofisiologo, neuropsichiatra, anestesista, infermieri, strumentisti della sala operatoria che preparano l'intervento nei minimi dettagli. Un lavoro che però non si ferma ai risultati fin qui ottenuti, ma punta a migliorare sempre di più e ad ampliare la platea di pazienti a cui poter eseguire questo tipo di intervento, il cui obiettivo finale è sì quello di rimuovere la neoplasia, ma anche di farlo riducendo al minimo o eliminando del tutto le conseguenze per il paziente. Da qui nasce l'idea di poter applicare lo stesso principio anche a malati che musicisti non sono, o comunque che non sono musicisti professionisti. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare i moderni device che sono alla portata di tutti, tipo i tablet o tipo gli iPhone o similari, con delle applicazioni magari le più semplici che possono essere dei giochini, perché con i giochini si può magari trovarne già uno esistente per utilizzarlo così com'è o modificarlo, si può testare effettivamente sia la sensibilità sia il movimento della mano fine, anche perché queste due funzioni, cioè il movimento della mano fine e la sensibilità, sono finemente correlati tra di loro. Operazione dunque straordinaria, ma torneremo sulla sanità più tardi. Adesso invece parliamo di CNA. Servono nuove politiche e nuovi strumenti per uno sviluppo concreto del nostro territorio e dell'intero paese. E la ricetta verso questa nuova strada l'ha individuata ieri con un incontro pubblico organizzato nella sede di Via Caldirolo. Sentiamo quindi a questo punto che cosa propone CNA come nuovo patto territoriale. Quale sviluppo per la città e per il suo territorio? Assolutamente molto importante, abbiamo necessità, visto che un po' di segnali di ripresa ci sono, quindi speriamo che poi proseguano nel futuro, ma per poter stabilizzare abbiamo bisogno di decidere e di andare in una direzione molto precisa.
abbiamo necessità, noi come CNA ci stiamo muovendo da questo punto di vista, abbiamo fatto delle grosse operazioni interne, stiamo puntando in modo molto deciso sulla capacità di organizzare anche le nostre imprese per costruire delle realtà che siano adatte a raccogliere questo tipo di sfide. Abbiamo bisogno naturalmente di un progetto territoriale che abbia delle condizioni in sé di poter raccogliere il bello, il meglio e il positivo che c'è, ma contemporaneamente lavori in modo efficace per fare la crescita delle nostre imprese. Che ruolo può avere, ecco, una città medio piccola come Ferrara appunto in questo sviluppo economico che tanto stiamo cercando di rilanciare in Italia? Intanto Ferrara è una città bellissima, quindi ha uno sviluppo che può essere determinato da tante cose, compreso un ulteriore sviluppo del turismo che in parte ha già. Ma allora, io sono convinto che l'Italia non riuscirà mai a partecipare a quello scontro grande che c'è a livello mondiale delle grandi città contro le grandi città. Non potrà mai, perché ormai grandi città si intende 20-30 milioni di abitanti, in Italia non ci sono. Noi dobbiamo proprio trovare la nostra strada, che è una strada diversa. Allora, all'interno di questa strada diversa, territori anche disomogenei come quello di Ferrara, che ha al tempo stesso la costa come turismo e poi c'è la zona di sviluppo meccanico, poi c'è la zona forte anche dell'agricoltura, che quindi è una pluralità di economia, può proprio con questo suo mix di capacità essere uno degli elementi di crescita. Poi certo siamo di fronte ad una città che rispetto ad altre parti della regione magari cresce un po' di meno, però siamo anche una regione che sta crescendo al più alto tasso di sviluppo di tutta Italia e addirittura fa concorrenza all'Europa. Quindi in una crescita forza di questa regione, forse Ferrara sta ancora crescendo meno, ma ha potenzialità di sviluppo sicuramente. Dicono che la burocrazia è uno dei problemi maggiori per fare impresa, non solo a Ferrara ma in tutta Italia. Il comune di Ferrara, ma la politica secondo lei cosa può fare? Beh, ci sono ovviamente nel nostro paese una serie di sovrapposizioni di competenze su diversi ambienti, penso alla parte ambientale, penso alla parte urbanistica, penso alla parte della soprintendenza, ci metto anche la parte degli enti locali. È chiaro che avere aperto gli sportelli unici non risolve tutti i problemi e sarebbe necessario un maggior coordinamento tra queste funzioni e certamente c'è ancora tanto da fare da questo punto di vista. Temo tuttavia che nel nostro paese il problema maggiore sia quello della giustizia, soprattutto della giustizia civile, che impedisce alle imprese che devono riscuotere e al contenzioso di farlo in tempi, diciamo così, sufficientemente veloci, e penso anche a un contenzioso che non aiuta le imprese. E dalle imprese passiamo alle banche a questo punto per parlarvi del nuovo passaggio da nuova Carife a Biper, che avvenne un mese fa, esattamente il 17 ottobre. E da oggi, per sancire il definitivo passaggio anche operativo che avverrà lunedì 20, come annunciato dalla banca a tutti i clienti con una lettera recapitata a domicilio, tutte le filiali Carife si chiameranno Biper. Come vedete da questa immagine, anche la filiale storica, l'agenzia numero 1 di Corso Giovecca ex Carife, da oggi riporta l'insegna della nuova banca Biper, appunto, e quindi Banca Popolare dell'Emilia Romagna. E intanto, rimanendo sempre sul caso banche, Alan Fabbri, capogruppo Lega Nord in Regione Emilia Romagna, commenta l'annuncio del sottosegretario all'economia e finanza Pierpaolo Baretta, che ieri durante un incontro a Ferrara con i rappresentanti di Azzerati, Amici di Carife e associazioni di consumatori, ha anticipato la volontà del governo di creare con un provvedimento nella legge di bilancio un fondo finanziato dalle banche da utilizzare per rimborsare i risparmiatori azzerati. Con 2 anni di ritardo e guarda caso in periodo elettorale, il governo si è reso conto di ciò che sosteniamo da sempre: anche gli azionisti Carife vanno risarciti, è quello che dice Alan Fabbri. Il governo deve essere chiaro, garantisca fin da subito che si tratterà di un fondo adeguato e sufficiente per rimborsare tutti i risparmiatori danneggiati, altrimenti è evidente che si tratta solo dell'ennesima promessa preelettorale che non porterà a nulla di concreto. Adesso invece andiamo in fiera per parlarvi di Futurpera, ottimizzare la commercializzazione delle pere e promuoverne il consumo in tutto il mondo sono i principali obiettivi della filiera pericola. L'argomento è stato al centro di un seguitissimo forum tenutosi nella seconda giornata di Futurpera, a cui hanno aderito protagonisti del settore da varie parti del mondo. Ce ne ha parlato Elisa Macchi, direttore di CSO Italo. Vediamo. Che cosa sta emergendo dall'incontro di questa mattina e chi sono anche i protagonisti di questo workshop?
Allora direi che i protagonisti sono così delle personalità che credo rappresentino la pericoltura non solo di Ferrara, perché siamo diciamo nella culla della pericoltura nazionale, ma credo proprio a livello internazionale. Abbiamo dei rappresentanti della produzione di diversi paesi, oltre all'Italia abbiamo il Belgio, l'Olanda, la Francia e rappresentanti della grande distribuzione. Il convegno credo che stia mettendo in luce degli aspetti molto interessanti. Allora, primo fra tutti è che le pere hanno bisogno di essere esportate maggiormente rispetto a quanto è avvenuto fino a questo momento. Esportiamo circa il 20% delle nostre pere ed è un'esportazione attualmente ancora molto legata ai mercati tradizionali. Quando parlo di mercati tradizionali sono i mercati europei. Purtroppo però l'Europa vede un trend di consumo in diminuzione, quindi noi dobbiamo dare dinamicità alle nostre esportazioni e cercare di ampliare quindi le destinazioni, che è quello poi che ha sottolineato molto bene il presidente di Fruit Imprese Marco Salvi. Ferrara però insomma, è protagonista assoluta in quanto capitale in qualche modo di questa fiera internazionale e quindi lo stesso territorio di Ferrara, Emiliano Romagnolo, insomma, può trarre molti vantaggi anche economici insomma, da quelle che sono queste aspettative, questi sviluppi che si stanno analizzando. Teniamo conto che forse sono cose che nessuno sa perché forse badiamo poco anche no, all'importanza del nostro territorio. La provincia di Ferrara è la prima provincia, è la provincia più importante a livello europeo nella coltivazione del pero, cioè non esiste nessuna provincia in Europa che produca più pere della provincia di Ferrara, quindi il fatto che sia, insomma, il fatto che ci siano dei segnali positivi in questo comparto credo che abbia e che si possano trovare, perché poi questi convegni devono servire anche a dare spunti no, di come dobbiamo muoverci per cercare di migliorare, credo che questo possa avere assolutamente delle ricadute positive sul nostro territorio e anche a livello sociale. E sono diversi gli espositori presenti a Futurpera finalizzati a dare risposte ai problemi del settore. Sentiamo dunque il caso del Consorzio Agrario dell'Emilia che sta proponendo soluzioni contro la cimice asiatica che è uno dei principali aggressori della pera. Vediamo. Qual è il vostro contributo che state dando insomma, a questo frutto che per il territorio è sempre più importante? Sicuramente il comparto della frutticoltura, nella fattispecie della pera, è un comparto estremamente importante su cui purtroppo in questi ultimi anni sono subentrate anche problematiche estremamente importanti come quello della cimice asiatica. Noi cerchiamo di trovare quelle che sono le soluzioni perché l'impatto sia il minore possibile rispetto a quello che è l'attività dell'agricoltore. Abbiamo capito dunque che la cimice asiatica è uno dei problemi maggiori che affliggono coloro che insomma, coltivano la pera, questo settore insomma, particolare. Ebbene, voi del Consorzio Agrario dell'Emilia state proponendo una soluzione che sta avendo anche risultati importanti. Ce la può evidenziare? Allora, la cimice asiatica è un insetto che ha fatto la sua comparsa in Emilia-Romagna in fase iniziale dalla provincia di Modena e negli ultimi anni si è espansa diciamo, a tutte le province dell'Emilia Romagna, in particolare anche nella provincia di Ferrara. Noi chiaramente operando sul territorio di diverse province quali Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia abbiamo dovuto praticamente confrontarci subito con questo pericoloso parassita e i primi tentativi li abbiamo fatti con i mezzi chimici perché chiaramente è l'arma che si usa all'inizio contro questi nuove introduzioni di insetti sul nostro territorio, però stiamo vedendo nel corso degli anni abbiamo visto che il mezzo chimico può essere sicuramente utile ma non è sufficiente, per cui abbiamo adottato negli ultimi due anni la tecnica di protezione tramite reti, impianti di antigrandine modificati con queste nuove tipologie di reti in modo da cercare di creare una barriera fisica all'introduzione di questo insetto in modo che questo non vada a colpire la nostra pera. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo di questa giornata del 17 novembre, giornata in cui ricorre la giornata mondiale della prematurità. In Italia circa il 10% dei parti avviene prima delle 37 settimane di gravidanza. In Emilia-Romagna nel 2016 sono stati 3.300 i bambini nati prematuri e di questi 372 erano i cosiddetti grandi prematuri. Pesavano cioè meno di 1,5 kg ed erano sotto le 31 settimane. A Ferrara, presso l'ospedale di Conna, esiste
previsto una terapia intensiva neonatale che accoglie anche i bambini fortemente prematuri ed è lì che oggi le famiglie che ci sono passate si sono ritrovate con l'associazione Nati Prima per festeggiare questa giornata. Vediamo il servizio. Palloncini e aria di festa per una giornata speciale dedicata a bambini speciali. Nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Anna oggi si sono incontrate le famiglie dei bambini prematuri. Sono tornate là dove hanno trascorso mesi difficili e importanti, là dove i loro bimbi sono nati e rinati più volte. Il 17 novembre per noi è come è un secondo compleanno, è come festeggiare per i nostri bambini la rinascita e la vittoria, che nonostante i giorni lunghi, lunghissimi, ce la si può fare. L'associazione Nati Prima offre da anni sostegno ai genitori dei bambini nati prematuramente, lo ha fatto anche oggi con una serie di iniziative, una piccola festa in reparto, la donazione delle calzine bianche, simbolo della campagna mondiale di sensibilizzazione Socks for Life, un concerto del coro di Little Sax Machine, ma anche la donazione ai genitori dei bambini ricoverati del libro Il paese di Mavi, che racconta una storia che potrebbe essere la loro. La storia di Maria Vittoria è una storia bellissima, è una storia di speranza, è una storia che trasmette tanta fiducia e dobbiamo dire grazie alla ricerca, perché la ricerca sicuramente è quello che ci ha consentito di essere qui oggi a festeggiare la giornata mondiale della prematurità. E è stato scritto un libro sulla storia di Maria Vittoria, è stato scritto dalla nonna di Maria Vittoria, la mia mamma, che durante la nostra, diciamo così, permanenza in ospedale ha deciso di regalarci questa favola. Io volevo sapere perché me l'ha fatta. Te l'ha fatta questa favola perché voleva darci più fiducia, perché c'è sempre qualcosa di magico e quindi questo qualcosa di magico effettivamente è successo e quindi oggi siamo qui tutti a festeggiare. È nata 3 mesi prima del previsto e insomma è stata una storia di alti e bassi, e ci è voluta tanta pazienza e purtroppo c'è stato anche talvolta tanto sconforto, perché tutte le storie dei prematuri vedono un alternarsi di alti e bassi e questo ovviamente è quello che caratterizza la storia di tutte le nascite premature e anche la nostra. In questi anni effettivamente abbiamo lavorato sempre di più per ragionare in termini di triade, cioè è vero, il bambino e il neonato è al centro della nostra attenzione, però noi lavoriamo sempre in considerazione di una mamma e di un papà. Questo è tanto vero che la nostra terapia intensiva è aperta 24 ore al giorno, quindi i nostri genitori possono venire tutta la giornata e stare con il loro bambino fin dai primi momenti dopo il parto. Noi definiamo i nostri bambini speciali, ma speciali perché sono dei guerrieri, perché sono bambini che ce la mettono tutta, anche se il loro percorso, diciamo così, nasce in salita. E adesso alcune notizie. La prima riguarda ERA, perché arrivano gli informatori ambientali appunto di ERA e ai cittadini forniranno tutte le informazioni per fare la differenza utilizzando la carta smeraldo. Vi ricordiamo che il servizio lo trovate online sul sito telestense.it e lo potrete vedere domani nel TV giornale di Telestense delle 13.30. Altra notizia riguarda il presidente della provincia Tiziano Tagliani, che scrive al prefetto Michele Tortora e al questore Antonio Sbordone per salutarli, visto che da lunedì lasceranno l'incarico nella città di Ferrara. Un saluto con il quale ha voluto ringraziare entrambe le cariche per il lavoro compiuto e per lo spirito di collaborazione col quale hanno saputo svolgere le loro responsabilità istituzionali rese maggiormente complesse a seguito di alcuni problemi, scrive appunto il presidente della provincia, il cui acuirsi ha richiesto un'attenzione e soluzioni particolari, spesso sulla spinta dell'urgenza, se non talora della vera e propria emergenza. A titolo di esempio, Tagliani ha ricordato i problemi non facili dei flussi migratori, delle conseguenze in alcuni quartieri come la GAD, ai nuovi aspetti logistici e di sicurezza legati allo stadio, fino alle misure di ordine pubblico adottate in occasione degli attentati terroristici accaduti in questi anni in diversi paesi europei e non solo. Tutti impegni di straordinaria entità, scrive Tagliani, che il prefetto Michele Tortora e il questore Antonio Sbordone hanno saputo tradurre in un'azione di presenza e controllo efficaci. Intanto, sempre nella giornata di ieri, la dirigenza spallina ha portato i saluti allo stesso questore.
questore. Saluti portati personalmente dal presidente Walter Mattioli e dal direttore generale Andrea Gazzoli, che si sono recati proprio in questura. Un percorso, quello fatto insieme al questore Sbordone, ha dichiarato la dirigenza spallina, che ha portato certamente fortuna alla società. Parliamo adesso invece di arte. Si inaugurerà domani, sabato 18 novembre alle 10.30, alla Biblioteca Ariostea, la mostra su Leopoldo Cicognara, un intellettuale ferrarese tra l'età napoleonica e la Restaurazione. A seguire il convegno su questo storico dell'arte e bibliografo, nato a Ferrara nel 1767 e morto a Venezia nel 1834. Convegno e mostra hanno il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Comune di Ferrara. La mostra di pittura e oggetti appartenenti allo storico dell'arte amico di Canova è curata da Mirna Bonazza, Maria Teresa Golinelli, Ranieri Varese e Gianni Venturi. Sarà esposta al piano superiore della Biblioteca Ariostea e sarà ad ingresso libero. Ricordiamo dunque che il convegno si terrà in Sala Agnelli alle 10.30. Il servizio. Sabato mattina, 18 novembre, in Biblioteca Ariostea, la mostra convegno, la mostra che si apre, il convegno che si tiene con personaggi illustri, su Leopoldo Cicognara, personaggio ferrarese. Nel passaggio dal governo delle legazioni a quello napoleonico, Cicognara rappresenta una delle figure più importanti, non solo politiche, ma anche letterarie e soprattutto legate a quella, come dire, astro mondiale che ha un nome, che è appunto quello di Antonio Canova. Nel presentare il conte ferrarese, noi a Ferrara abbiamo potuto fruire degli ricordi e delle alleanze e delle rapporti familiari con una grande famiglia ferrarese che ancora esiste e che ha vincoli di parentela, e appunto nel bellissimo archivio che è stato donato alla città di Ferrara è possibile trovare questi rapporti e questi elementi. La famiglia è la famiglia Maffei. Famiglia Maffei Giglioli. A Venezia è allestita una mostra importantissima, dedicata a Canova, a Daies e a Cicognara. Cicognara, appunto perché si è voluto mettere in luce il fatto che Cicognara, che è stato il primo presidente dell'Accademia di Venezia e in questo modo diventato potentissimo nel mondo della cultura, assieme agli altri quattro direttori delle più grandi accademie volute da Napoleone, cioè Roma diretta da Canova, Firenze, Bologna diretta da Giardani e Milano, questa interconnessione ha permesso di creare proprio un pool, un allevamento di grandissimi pittori, pittori che appunto rimarranno nella storia dell'arte. Un protégé di Cicognara è appunto Hayez, il grandissimo Hayez. Prima di chiudere, un appuntamento per la serata su Telestense. Un tempo la campagna ferrarese era costellata di ciminiere. Nel giro di pochi anni gli zuccherifici sono scomparsi. Per quale motivo? Su questo tema, nella rubrica Tu per Tu, in onda stasera alle 22.15, Dalia Bighinati ha intervistato Anna Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea, e Giuseppe Muroni, storico e ricercatore dell'Istituto. Appuntamento dunque questa sera. Vi ricordo invece di consultare per queste altre notizie il nostro sito internet Telestense .it e la possibilità anche di seguirci con Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Grazie dunque ancora una volta per aver seguito il nostro TV giornale, appuntamento rinnovato alla prossima edizione.